Entriamo nel bunker, la prima escape room computerizzata. Com'è nata l'idea? Quando è nata? Allora, l'idea è nata circa 5-6 mesi fa. Abbiamo un escape room già, diciamo, standard qui a Torino e abbiamo deciso di differenziarci, provare a differenziarci, quindi creando questa escape room completamente automatizzata, che è la prima in Europa. C'è qualche orpello che riporta indietro nel tempo come questi abat-jour, però non ci sono lucchetti classici, non ci sono chiavi, ma ci sono contatti, cavi, schermi touch, esatto. Quindi cambia un po' l'approccio. Esatto, assolutamente. I partecipanti di questo escape room, praticamente giocando, quindi aprendo e risolvendo gli enigmi, interagiranno con i vari meccanismi esclusivamente in modo digitale, mi verrebbe da dire, quindi abbiamo una mappa touch, abbiamo altri elementi nei quali appunto non è mai richiesto l'utilizzo di un meccanismo, insomma, diciamo classico come i lucchetti, appunto. Qui davanti c'è una scenografia classica, perché abat-jour e statuette, ma in realtà cosa esattamente succede? La parte che abbiamo voluto appunto creare è stata quella di unire, diciamo, la parte tecnologica, ma inserirla in un contesto classico. Ovviamente qui la stanza è inventata nel 39, quindi un bunker in pieno periodo nazista, tutto quanto ovviamente è gestito da un processore. Un microprocessore, un microcomputer, intuino che tra pochissimo andiamo a scoprire.